partita e ne parliamo giusto appunto con la palleggiatrice della squadra di Cuneo. Noemi Signorile, bentornata tra noi. Grazie. Un gran primo set, davvero un gran primo set. Loro che avevano fatto un po' di turnover sono dovuti tornare subito sui loro passi. Quindi questo già è un buon segno per noi, vuol dire che l'abbiamo messa in difficoltà. Poi ovviamente loro hanno una rosa spettacolare, quindi possono giocare con tante giocatrici. Noi comunque le abbiamo messe in difficoltà, abbiamo fatto secondo me una bella partita, forse la più bella da quando abbiamo iniziato la stagione, perché abbiamo avuto un attimo dei momenti difficili, quindi sono contenta perché abbiamo espresso una bella pallavolo. Un punto solo in classifica ovviamente non è la vostra dimensione, adesso finalmente la squadra è quasi completa. Sì, quello non è il nostro posto, quindi ora pian piano siamo tutte, siamo al completo quasi. Quindi ora ci aspettano delle partite importanti e cercheremo di far meglio. Giulia. Ecco, Noe, io la cosa che ti volevo chiedere, siete calate un pochino rispetto ovviamente al primo set, però è entrata Oak che forse ha ristabilito anche le giuste proporzioni. Sì, beh, l'ingresso di Oak comunque ci ha messo in difficoltà. Loro sono una squadra forte e quando giochi contro squadre così non puoi lasciare niente, non puoi veramente sbagliare niente. Noi forse abbiamo fatto un po' di errori di troppo e con squadre così queste non ce li possiamo permettere, quindi sicuramente questa è una lezione che dobbiamo imparare per la prossima volta. Pensi che questo sia l'assetto che vi dà più equilibrio con Drews in zona 2 in attesa anche ovviamente del ritorno di Gichel? Beh, sicuramente è un buon assetto. Noi alla fine abbiamo sia Drews che Diop che possono giocare in posto 2. Drews sta facendo molto bene da posto 2 in allenamento e quindi oggi abbiamo provato così. Poi anche un aiuto in più perché può anche scendere in ricezione. Quindi sicuramente è un assetto che ci permette di sfruttare al meglio un po' tutte. Poi ovviamente dipende un po' dalle partite, però sia lei che Diop sono due giocatrici che comunque ci possono dare una grande mano. Adesso con Bergamo dovete cambiare passo. Assolutamente, con Bergamo è una sfida veramente importante, quindi ci portiamo le buone cose fatte oggi, ce le portiamo dietro perché a Bergamo veramente dobbiamo scendere non col coltello tra i denti, ma con un'ascia tra i denti, quindi assolutamente. Grazie Noemi. Grazie a voi. Ciao. Se immagine dell'ascia tra i denti me la ricorderò. Assolutamente. Alessia Gennari, accomodati. Ciao. Ben ritrovata. Ciao. Ci siamo lasciati in Olanda, ci ritroviamo qui con insomma una Gennari improvvisamente titolare, anche se non da subito, e con una gran partita. Sì, oggi abbiamo avuto difficoltà e ho rivisto un po' certe situazioni come quando abbiamo giocato contro Busto 10 giorni fa e loro molto brave, hanno cambiato l'assetto iniziale, ci hanno preso un po' alla sprovvista e stiamo facendo un po' di turnover perché stiamo giocando veramente tanto, quindi certe cose le proviamo in partita, non abbiamo tempo di provarle in allenamento, quindi ci sta che alcune cose non funzionino. Loro ci hanno usato a muro molto bene, per cui merito ai loro attaccanti, però brave noi a portare a casa i 3 punti perché stasera non era facile. Ecco, comunque avete una solidità tale che vi permette anche di uscire da situazioni di questo tipo con tanti cambi possibili. Sì, la forza nostra è che abbiamo una rosa incredibile e che permette appunto all'allenatore di essere sereno nel fare cambi e trovare sempre soluzioni o giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi ruolo. Un bel testa a testa adesso con Novara, arriva subito, con l'anticipo. Sì, finalmente abbiamo questo bel incontro e anche se non è stato facile fino adesso arrivare fin qua, però non vediamo l'ora anche di confrontarci contro una squadra di altissimo livello. Siamo nuove, abbiamo cambiato tanto, sia noi che loro, per cui vedremo. Giulia. Ecco, Alessia, il tuo arrivo dopo Monza, in questa realtà dove si vuole vincere, come è stato? Come sono state queste 2 settimane praticamente? Sì, è poco tempo che sono qua, però devo dire che ho trovato un ambiente super professionale, mi piace molto la mentalità di ogni singolo allenamento, di ogni singola persona che lavora in palestra, perché tutti ci mettono il 100% e si spinge tutti verso la stessa direzione, per cui non ho dubbi e ora capisco perché in questi anni con Negliano ho ottenuto quello che ho ottenuto, per cui è bello far parte di questo. In bocca al lupo allora. Ci stai a pieno titolo, grazie. Scusa. Alessia. Ciao, a presto. Ciao Alessia. Allora, aspettavamo ancora qualcuno, esatto, sta arrivando Agnese Cecconello. Prego, prego Agnese, vieni pure. Accomodati. Ciao Agnese. Buonasera. Buonasera a te. Allora, una buona partita di Cuneo, almeno per buoni tratti, certo, contro Conegliano bisogna fare molto di più, però avete messo un mattoncino importante stasera sulla vostra crescita. Esatto, sapevamo che loro sono una super squadra, l'importante era scendere in campo con l'atteggiamento giusto, siccome
Stiamo cercando di uscire da un periodo non troppo buono per noi. Diciamo che c'è un po' di rammarico soprattutto per il terzo set, perché potevamo portarci a casa un punto, però comunque il lato positivo è che c'è stato l'atteggiamento giusto e speriamo di riuscire a metterlo anche in campo nelle prossime partite, che sono molto importanti. Certo. Esatto, mi collego proprio a questo, ne abbiamo già parlato con Noemi, c'è Bergamo da affrontare. Esatto, è una partita molto importante, anche Firenze lo sarà. Se scendiamo con questo atteggiamento in campo possiamo fare grandi cose e sicuramente rischiare anche di portarci a casa qualche punto, diciamo. Allora, forza e coraggio, perché è una squadra che appunto deve ancora crescere con tutte le assenze, esatto, importanti. Sì, ora che ci sono. C'è un'assenza importante, che è quella di Gichel, che è un'atleta esperta che, diciamo, può aumentare tantissimo il potenziale della nostra squadra. Però ora anche con l'arrivo di Hall stiamo cercando di costruire i giusti meccanismi, i giusti schemi di gioco per avere una nostra identità, e spero appunto che questa grinta che ci abbiamo messo oggi sia la chiave del nostro gioco sempre. Grazie Agnese. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Allora, se non sbaglio avevamo un'altra giovane centrale da sentire, sì, credo, che esatto, sia per, esatto. Credo che sia per arrivare, si sta perdendo un po' in interviste e abbracci, selfie e autografi, vediamo se ce la portano in tempo, sto cercando anch'io di farmi notare, eccola qui, sta arrivando. Ti vogliono si tutti, fatta, Fede. Si è fatta aspettare, ma vabbè, come giustamente una delle star della partita, ha giocato molto bene oggi, complimenti. Sono contenta, come ho detto nella prima intervista, è sempre un'emozione tornare qua e non posso nascondere che quando è uscito il calendario la prima cosa che ho visto è quando giocavo contro Cuneo, e fa tanto effetto comunque vedere le mie compagne dell'anno scorso. Ho lasciato una Cuneo come l'anno scorso che non molla mai e stasera ci ha dato un po' di filo da torcere. Abbiamo iniziato un po' così e così, non abbiamo aggredito la partita, però poi ci siamo comunque riprese e l'abbiamo portata a casa. Comunque complimenti a Cacuno, che ha fatto un'ottima partita perché non ci lasciava niente, quindi brave noi. Fra te, Marina, Sara, una bella batteria di centrali giovani per Conegliano, sì. Italiani. Ah, intanto saluto Sara, che è a casa, che sicuramente ci ha visto. Siamo giovani, abbiamo tanta voglia di lavorare e comunque è un ambiente dove possiamo tanto imparare, a partire da Robin De Cruyff, che comunque vediamo tutti i giorni allenare, ed è una cosa bellissima perché è strano, perché gli viene tutto così naturale, e quindi è un esempio che spero che ci dia tanta esperienza e ci faccia migliorare anche lei. E per quanto ti riguarda invece, quanto stai crescendo te? Beh, c'è tanto da lavorare, tanto. Però c'è anche tanta grinta, eh? Sì, quella per fortuna quando c'è gioco anche meglio, mi viene da fare tutto più spinto, a partire dalla battuta, dal muro e comunque dall'attacco, quindi sono contenta e grazie anche alle mie compagne che mi fanno sentire a mio agio e che mi fanno giocare bene, perché si sta bene e dobbiamo continuare comunque a crescere perché ci aspettano partite importanti e quindi niente. Bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Ciao, ciao Federica. Bene Giulia, andiamo a chiudere.